Io sono rinato nel 2009. Sono rinato nel 2009 e ho ricominciato a imparare tutto. Il docufilm sulla strage di Viareggio è in lizza per il David di Donatello 2021. Il Sole sulla pelle, uscito quest'anno, lanciato in occasione del decennale dell'incidente ferroviario di Via Ponchielli, è ufficialmente candidato ad entrare nella cinquina dei finalisti della 66esima edizione del prestigioso premio cinematografico. Una nuova entusiasmante corsa per la produzione indipendente Caravanserraglio Film Factory di Gino Martella e del regista Massimo Bondielli, che negli ultimi 6 anni hanno raccolto ogni dettaglio, ogni momento della durissima battaglia per avere giustizia per la morte di 32 persone, raccontando accanto ai familiari delle vittime come il dramma di una città si sia trasformato in una battaglia di civiltà che non lascia indifferenti. Il Sole sulla pelle è un film vero, un film importante, perché vuole raccontare una delle maggiori stragi successe nel nostro paese negli ultimi anni. Forse il suo punto di forza è che lo fa in un modo non violento, senza un'accusa diretta, ma racconta l'animo umano, racconta il coraggio di ritornare alla vita dopo un dramma così enorme e racconta l'urgenza dei familiari delle vittime di avere finalmente verità e giustizia. Questo del Davide Donatello non è un sogno, è un obiettivo. A volte riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi, come è capitato in questi anni, a volte no. Una cosa è certa, che noi ci mettiamo tutta la nostra passione per raggiungerle. E i David saranno, se lo saranno, un'ulteriore tappa di questo nostro viaggio. Grazie, voglio ringraziare Marco Piagentini, Daniela Rombi, Claudio, Enzo, tutti i familiari, Riccardo Antonini e i ferrovieri, perché in questi anni ci hanno fatto diventare delle persone migliori.